Ciao a tutti, benvenuti in questo video dove vi parlerò di 5 perle di saggezza tratte da alcuni dei libri più ispiranti che ho letto. Questi consigli sono frutto della saggezza accumulata da grandi pensatori e leader a lungo corso e sono sicuro che vi aiuteranno a vedere la vita da una prospettiva diversa. Siamo qui per imparare e crescere insieme, quindi, senza ulteriori indugi, iniziamo! 26. Siate retti. Attenetevi alla rettitudine con tale tenacia che né le passioni della folla né la violenza del tiranno vi faranno trasgredire i limiti della giustizia. Molti lodano la rettitudine, ma pochi la seguono. L'astuto fa distinzioni plausibili, come quella di non intralciare i propri superiori o gli affari di Stato. 27. Non avere a che fare con occupazioni disdicevoli e non avere a che fare con le mode. Ci sono molte mode stravaganti e la persona prudente ne sta alla larga. Ci sono persone con gusti strani che acquisiscono tutto ciò che le persone sagge disdegnano, sono eccentriche. E questo può renderli noti, ma più come oggetto di scherzo che di buon gusto. Una persona prudente non rende pubblico il suo desiderio di saggezza e ancor meno quelle questioni che lo rendono ridicolo. 28. Scegliete le persone fortunate ed evitate quelle sfortunate. La sfortuna è di solito la punizione per la stupidità e per le persone sfortunate non c'è nessuna possibilità di essere non punite. La fortuna è generalmente la punizione per la stupidità e per gli sfortunati non c'è malattia più contagiosa. Non aprite mai la porta a un male minore perché si insinueranno quelle più grandi. In caso di dubbio, seguite le azioni dei saggi e dei prudenti. Prima o poi avranno la meglio. 29. Acquisisce una reputazione di affabilità. Conquista con la buona volontà. Vedi in grado di fare più bene di altri. Fatevi degli amici che siano amichevoli. 30. Riconoscere quando allontanarsi. È una grande lezione di vita sapere quando dire di no. Ci sono occupazioni che consumano tempo prezioso. Occuparsi di qualcosa che non vi riguarda è peggio che non fare nulla. Non interferite negli affari degli altri, fate in modo che gli altri non interferiscano con i vostri affari. Non dovreste mai essere così obbligati agli altri che cessano di essere obbligati a se stessi. Non abusare l'aiuto dei vostri amici. Ogni eccesso è un difetto, soprattutto nelle relazioni personali. La saggia moderazione non logora la cortesia e preserva la buona volontà e la stima. In questo modo si preserva la propria libertà senza peccare di contro il buon gusto. Spero che queste 5 perle di saggezza vi abbiano ispirato e fornito una nuova prospettiva sulla vita. Ricordate che la conoscenza è un processo continuo e c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare. Continuate a leggere, a crescere e a migliorare voi stessi. Grazie per aver guardato il video. Alla prossima!